amici di Alevigia TV, bentornati con... e benvenuti con Dragon Ball Z episodio 182. Gohan è sceso in campo contro Cell e adesso la situazione si fa seria. Sei emozionata? Sì. Vai. Vedremo delle belle. Dai, vediamo. Fatto vi sapere. Ricordo, se guardate i nostri video non siete iscritti, iscrivetevi. Esatto. E appunto, se volete vedere gli episodi in anticipo, potete subbarvi direttamente qui su YouTube. Vedete gli episodi che non sono ancora nella programmazione, ma che abbiamo già caricato. E per gli episodi senza copertura grigia, fastidiosa, senza tagli, potete passare su Patreon. Trovate comunque entrambi i link qui sotto. Il video su Patreon è completo, quindi c'è tutto l'episodio, non è neanche tagliato. Esatto. Iniziamo. Grazie per il suo sostegno. Si figuri. Prego. Il bello deve ancora venire, Cell. C'hai incazzato? Attento, Gohan! Coraggio. Ma attento cosa? Attento, Gohan! Ogni tanto così, sai. Attento, Gohan! Gohan, no, non batterti contro quel mostro, non puoi farcela! Che fiducia. La libellula. La vespa libellula. Così è facile, Cell. Bastardo. Prendi questo. Come si fa a mandare allo sbaraglio un ragazzino? È vietato far combattere i bambini. Dipende che bambini. Perché? Beh, Gohan dice che può andare a combattere senza problemi. Sì. L'esercito reale, dopo gli insuccessi ottenuti, è in fermento per lanciare contro il cane, cazzo. I nostri uomini non hanno speranze. Quel mostro è al di fuori della nostra portata. Non possiamo sconfiggerlo. Bravo. Più intelligente degli umani. Dica così. Aia. Aia. Dai, Gohan! No, sta attento. Attento, Gohan! Oh, cazzo. Caffroia. Mi fai pena perché la colpa di tutto questo è soltanto di quello sconsiderato di tuo padre. Ma cosa sta succedendo, mio Dio? Secondo me deve tirar fuori la sua vera... indole. Rabbia. Sì, non è abbastanza incazzato. No, piccolo, che cosa gli avrà fatto? Non riesco a vedere. Ti immagini, inizia a caricare il cannone speciale. Mi sono sbarazzato di lui troppo in fretta. Ma tu credi di essertene sbarazzato? Che peccato, avrei potuto divertirmi un altro po' con quel moccioso. Sviene, è già bello che non è ancora... ah, ecco. Stavo dicendo, è già bello che non è ancora svenuta. Tesoro! Ha perso la sua giovane vita, scaraventato contro una montagna! No! È tutta colpa tua! Tu hai sopravvalutato tuo figlio! Tu hai giocato con la sua vita, vergognati! Ma come hai potuto farlo, Goku? Rispondi! Sei uno scellerato! Due padri che litigano. La forza spirituale di Gohan è ancora intatta. Cosa? Ma certo, è ancora vivo. Mangia un fagiolo e torna a combattere, sto perdendo la pazienza. Chiudi il becco, piuttosto guardati le spalle. Alle spalle, cioè? Puta! L'hai fatto incazzare. Gohan, sei tu. L'hai fatto incazzare. Siamo tutti con te, coraggio Gohan. Fammi il culo, Gohan. L'allenamento al Palazzo del Supremo, i sentimenti del padre e il suo costante incoraggiamento hanno avuto sul giovanissimo Gohan un risultato strabiliante. Basta, adesso mi sono stancato. A me invece non interessa affatto combattere, lo hai capito o no? Non mi va di farti fuori, anche se sei un essere malvagio e spregevole. Io sono diverso da mio padre, a me non piace affatto combattere. Che cosa intendi quando dici che non ti va di farmi fuori? Tu non puoi farmi fuori, mettitelo bene in testa, sono troppo forte per te. Mi hai sentito? Non hai scampo. Capisco perché ha detto che io sono l'unico in grado di sconfiggerti in questo torneo. Ma dillo anche a me! Dillo anche a me. Ti ho già detto che nessuno riuscirà a battere. Sai, fin da quando ero piccolo, perdevo completamente il controllo quando mi arrabbiavo. Vero.
facciamo un piccolo recap. Hai sentito? Devo dire che ha ragione il tuo amico, sei un ingenuo. Il mio scopo è vincere e per questo sono disposto tu a... Tu sei morto! Sei morto, è questo che sei. Ti lo dimostro, guarda. Fils de pute. Urla quanto vuoi, nessuno verrà in tuo aiuto, sei finito ormai. Lascia stare mio papà! Puttana, è vero qui c'è... Combattimento? Lascia stare mio papà! Che bello! Boom! La testata! Bellissima sta scena! Che pazzo! Ora basta, smettila. Che bello. Ti faccio piangere sul serio. Va bene. Non sei ancora reso conto, ma tu sei dotato di enormi poteri. No, lasciami stare. Riprendimi subito, Gio, mi fai male. Lasciami andare. Che ha spaccato tutto. Bellissimo, guarda. Poi Junior che lo prende e lo lancia. Incredibile. Dalla testa. Reagisci, ragazzo, forza. Questo ragazzo è più forte di quanto pensassi. Poi successe anche sul pianeta Namek, mentre stavamo combattendo contro Freezer. Che bello sto recap. Sì. Oh no, Cozio qua si è incazzato di brutto. È inutile. Per lui non c'è speranza. Vai via. Sparisci. Cozio gli ha dato un sacco qua. Poi il Massenko alla fine. Ah no. No, gli ha fatto tipo una palla. Vegeta ci ha spaventato qua. Sì, qua sì. E fu così che uccise anche Krillin. Te lo vedi, cazzo? Ma no, ha calcolato tutto bene, figurati. Col cane. Bellissimo. Bellissimo stare qua. Quando mi arrabbio perdo del tutto il controllo e sferro colpi alla cieca. Credo che papà conti proprio sul fatto che quando mi scateno divento pericolosissimo. È per questo che potrei distruggerti. Tu non puoi distruggermi. Sei un illuso, buccioso. Se vuoi saperlo, il tuo racconto non mi ha spaventato affatto. Al contrario, mi ha molto incuriosito. Arrabbiati e mostrami la tua vera potenza. Dai, tu... Beh, è vero. Allora, buccioso, arrabbiati, figliolo. Arrabbiati. Cosa ti... E avanti, coraggio, perché non ti scateni e mi mostri quello che sai fare? Perdi il controllo! Fammi vedere chi sei! Oh no, che sciagura! Il giovane venditore di caramelle è in grave pericolo! Chi avrà il coraggio di aiutarlo e di affrontare Cell? Ma perché non si difende neanche Gohan? Io penso che non voglia picchiarlo perché non vuole combattere. Male, non vuole combattere. Difatti non sferra neanche colpi se noti. Cioè non sì, ma almeno cerca di difenderti, no? Sì. Okay. Ottimo, Gohan, gli hai dato una bella lezione. Calmati, Krillin. Quanta potenza. Ma come fa? Bravo, figlio. Cioè, tipo, appena si incazza un po', gli dà un colpo, bam, lo mette... Quando esagera. Mi hai stufato, boccioso. Adesso ti sistemo. Avanti, Cell. Continua così. Voglio vederti in ginocchio implorare pietà, non appena Gohan si arrabbierà sul serio. Ah, ecco, quello che punta. No, dico... ok, Goku punta a far incazzare Gohan perché sappiamo che Gohan quando si incazza reagisce di impulso e eccetera. Ma
Goku, tu che hai allenato tuo figlio, perché non allenarlo a gestire questa potenza? Cioè, nel senso, magari Gohan lo sa fare ma non lo vuole fare. Ah, sì, sì. Oh, sì. Però anche lì, cioè, nel senso, Gohan, vabbè, a parte che è piccolino, però, cavolo, è comunque un pazzo allucinante, vuole far fuori l'umanità, cioè, fallo fuori e basta, nel senso... E lui è così puro che... questa cosa qui che è, però almeno mettilo al tappeto in qualche modo, non lo so. Perché mi dispiace vederlo che le prende così tante. Sì, sì, sì. Si deve rendere conto che se lui non reagisce, gli esseri umani verranno sterminati da ma un lo pazzo. Farà reagire, se lo vedrai, poi se ne pentirà. Coglione. Va bene raga, diteci appunto come sempre la vostra. Io volevo dire una cosa, mi sono dimenticato. No, bello. Se siete arrivati fin qua e vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un mi piace, condividete, fateci sapere cosa ne pensate. Sì. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, perché a noi dai una grande mano. Assolutamente. Stavo dicendo, scusami, bello il recap. Basta. Sì, il recap di Gohan molto bello. Ok. Bene, raga, allora ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.